Allora, con Marco Carrara e Maurizio Dominella è stata una tappa molto difficile quella di ieri. Che è successo, ragazzi? Dico io, purtroppo abbiamo avuto problemi subito dopo un chilometro dalla partenza. La frizione non staccava più e ci siamo accorti subito che avevamo problemi con la frizione che rimaneva attaccata, non riuscivo più a cambiare. Abbiamo provato lo stesso ad andare avanti, siamo riusciti a fare 40 km. Nel momento bello in cui dovevamo fare delle dune proprio arrivati quasi in cima, dovuto cambiare marcia, la marcia non cambiava più e purtroppo lì ci siamo fermati, il motore è ceduto. Nello stesso tempo poi sono subentrati altri problemi, è andato così, cerchiamo di risolverli adesso per rientrare domani e vedere di fare qualcosa di buono, dai. Maurizio, dall'alto delle tue esperienze precedenti, ben 27-28 quella sì, di quest'anno, come ti è sembrata la speciale di ieri? Era particolarmente ostica? No, la speciale di ieri era abbastanza dura, sia come navigazione, che era abbastanza un casino, e c'erano un po' tutti i tipi di terreni, le dune non erano niente di particolare, infatti Marco è andato benissimo anche senza frizione, e mi è sembrato solo che come prima tappa insomma non c'è male, 700 km, 319 di speciale, ma fino al chilometro 44 dove andavamo non avevamo trovato fortunatamente nessun problema, avevamo passato un bel po' di macchine, tutto ok, era abbastanza complicato. Sì. Quindi la macchina adesso deve essere ancora rimessa a punto per affrontare eventualmente la tappa di domani. La tappa di domani in questa Experience Dakar, sì. Semmai ce ne fosse bisogno di ulteriore esperienza, Maurizio. È una categoria che fortunatamente hanno trovato, c'è la possibilità di giocare un jolly e di rientrare in gara entro le tre tappe precedenti, dopo. Per cui noi ce la giochiamo, perché dopo la prima tappa tornare a casa sarebbe una roba assolutamente brutta. Bene ragazzi, allora in bocca al lupo, speriamo in bene. Infatti facciamo vedere questi segni. Questo è un segnalino. Questo è solo un piccolo regalino della tappa di ieri. E vabbè, dai. Va bene, forza dai. Ragazzi. Ciao. Continua.